Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. In questo tutorial impareremo a collegare due computer con due schede audio e ovviamente ci tornerà super utile poter disporre di più licenze di Studio One. Come vi ricordo, Studio One mette a disposizione 5 licenze per ogni utente ed è il momento di poterle sfruttare anche nel nostro studio. Per cui installiamo due Studio One, uno sul nostro computer e uno su un computer esterno, eccolo qui, che vedete in questo momento, che è il mio MacBook, e colleghiamo le due schede audio, in questo caso la mia RME UFX Plus e la Quantum 2, ma va bene anche la Quantum 2626, via ADAT. Quindi verranno interfacciate le due schede via ADAT, quindi interfacceremo le due schede con delle connessioni ADAT dirette, quindi l'out della scheda RME nell'in della scheda Quantum e viceversa. In questo modo potremo, come abbiamo già visto attraverso l'uso della pipeline, inviare un segnale al di fuori della DAW, in questo caso nel dominio digitale, verso un'altra scheda audio, quindi un altro Studio One che capterà il segnale in ingresso, al quale poi io applicherò, come vediamo, un plugin. In questo caso ho inviato la voce fuori da questo Studio One verso questo Studio One. La voce verrà poi processata con il plugin, in questo caso Green 4 di Acoustic Audio, con cui collaboro e che attualmente non è in grado di girare agevolmente sulla song originale, perché già la performance del computer, come vediamo, è sovraccarica da altri plugin. In questo caso sto anche lavorando a 96 kHz, quindi il processore fa uno sforzo doppio rispetto allo standard. Per cui invierò il segnale della voce attraverso la pipeline, vediamolo, verso l'uscita Quantum ADAT che ho configurato all'interno della IO Setup. Quindi dovremo andare prima nella IO Setup, configurare gli ingressi e le uscite della scheda audio. In questo caso ADAT le ho configurate, come vediamo, come bus stereo, e lo stesso accade per le uscite. Quindi le uscite della mia RME vanno verso la Quantum, quindi l'ho nominate Quantum ADAT 1-2 fino a 15-16. Facciamo ok e quindi la pipeline invierà il segnale in uscita sulla connessione ADAT 1-2 e ripescherà il segnale in ingresso dalla connessione ADAT 1-2. Questo fa sì che il segnale, una volta inviato verso il nuovo computer, entrerà in un canale audio di Studio One che ho appena configurato come ingresso ADAT 1 e come uscita ADAT 2, questa volta della scheda Quantum, eccola qui, che si trova sul computer portatile. Quindi configuriamo gli ingressi della Quantum come ADAT da 1 a 8, in questo caso perché sto a 96 kHz e quindi la Quantum ne gestisce soltanto 8, e anche gli altri 8 stereo delle porte ADAT. Vi ricordo che le porte ADAT della Quantum sono 16. Smuxando il segnale, quindi utilizzando il doppio del protocollo ADAT, gli ingressi si riducono a 4 stereo. Però per il momento è più che sufficiente per dimostrare il funzionamento di questo sistema. Facciamo ok. Il segnale entra quindi in questo canale dove ho caricato Green e riesce nell'uscita ADAT per tornare all'interno dell'altra DAW che si trova su questo computer. Attraverso il pulsante AUTO che troviamo qui in alto, pipeline calcolerà il tempo di latenza di elaborazione, ovviamente, e anche il tempo della latenza nel entrare e uscire dalla DAW verso l'altra DAW attraverso la connessione ADAT e il tempo di latenza che il plugin impiega per l'elaborazione. Quindi in questo caso, lasciandolo su auto, vediamo che la latenza è di circa 147.72 millisecondi, che viene calcolata automaticamente come se fosse un hardware esterno, come abbiamo già visto nel tutorial sull'hardware esterno. Dopodiché farò la stessa identica cosa sulla parte armonica del brano, in questo caso tutto ciò che riguarda le tastiere, e le invierò attraverso un'altra pipeline nelle uscite 3 e 4 e negli ingressi 3 e 4, che finiranno sempre all'interno di questo
MacBook che sto utilizzando e ovviamente applicherò Aquamarine, altro plugin molto pesante che non riesco ad utilizzare all'interno della mia configurazione in questo momento perché sto già utilizzando plugin estremamente pesanti nella fase di mastering. In questo caso ho inserito nell'altro computer Array, che adoro sulla voce, perché mi piace tantissimo come porta in avanti la parte bassa della vocalità. Sentiamolo adesso in emulazione sull'altro computer. Il canale voce sta uscendo da pipeline Adatune 2 che entra nell'altro computer Adatune 2 dove c'è Array. Le frasi fatte, il suono della radio in un posto che è lontano. Il mio sguardo va più in alto, supera i confini dello schermo. Riflesso sopra i tetti di via Corinaldo e si confonde all'aria dentro un fiato. Al di là, libertà di abbandonare dogmi e la paura fuori dagli schemi, i soliti teoremi. Al di là, la realtà. Ovviamente questo mi permette di aggiungere altre pipeline anche hardware, in questo caso sia i plugin esterni sia il mio Maselec può essere incluso nel processing all'interno di questa catena. Come abbiamo visto, quindi è possibile gestire più out attraverso l'uso di pipeline, perché è proprio in grado di superare al problema di latenza e al calcolo della latenza introdotta dal plugin. In questo momento sto usando appunto Aquamarine sulle tastiere e Ray sulla voce e posso continuare nella mia fase di mastering ad utilizzare plugin molto pesanti come appunto FabFilter Saturn 2 o Unisum o Vice, oltre al Vice in uscita che mi permette di lavorare utilizzando il suo dithering. Per cui una catena di mastering complessa attraverso due computer, qualora il nostro computer non fosse sufficiente per l'elaborazione completa. È un suggerimento che do a tutti quelli che hanno ad esempio due Macintosh, oppure ad esempio vogliono acquistare un PC soltanto per elaborare la parte dei plugin esterna attraverso gli ingressi e le uscite ADAT. Quindi acquistare un PC più potente per poterlo dedicare a questo tipo di elaborazione complessa attraverso le connessioni ADAT. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!